Il riscaldamento globale alla base delle devastazioni in Germania, nuova frana in mattinata, più di 100 morti e 1300 dispersi. Intanto il Green Deal divide l'Europa, anche Italia e Francia chiedono modifiche. Secondo gli esperti dell'OMS, la pandemia non è affatto finita. Fortemente probabile la diffusione di nuove varianti più pericolose. In Italia, balzo dell'RT a 0,91, cresce anche l'incidenza. Il governo al lavoro sul Green Pass, la prossima settimana la cabina di regia, ipotesi obbligo entro luglio per aerei, treni, eventi e discoteche, si discute su bar e ristoranti. La presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, al TG News, mare bonus e ferro bonus devono diventare strutturali, sono fondamentali in questa fase di transizione. Il presidente di Alice Guido Grimaldi parteciperà domani all'evento La Ripartenza, organizzato da Nicola Porro al Teatro Petruzzelli di Bari. Imprenditori, manager e politici a confronto per il rilancio del paese. Buonasera. C'è il riscaldamento globale alla base delle devastazioni nella Germania occidentale. Lo affermano alcuni esperti, secondo i quali l'alternarsi di insolite piogge torrenziali e ondate di caldo è un chiaro segnale del cambiamento climatico in atto. Questa mattina una nuova frana in Vestfalia ha trascinato con sé alcune case e auto, provocando altri morti. Il bilancio delle vittime muta di ora in ora e al momento si assesta a 103. Impressionante il numero dei dispersi, sono circa 1300. Il maltempo ha colpito anche Olanda e Belgio, dove i morti accertati attualmente sono 23. Queste notizie di cronaca dimostrano l'attualità del dibattito politico che si è scatenato in Europa dopo la decisione della Commissione europea di adottare il piano Fit for 55. Le misure dell'UE volte a ridurre le emissioni di gas serra stanno provocando reazioni contrastanti tra le forze politiche, gli ambientalisti e le associazioni di categoria in tutta l'Unione. Le posizioni sono diverse e molti paesi, tra cui Italia e Francia, hanno già chiesto la modifica di alcune norme. Beh, vediamo nel prossimo servizio in particolare cosa prevede il piano europeo sul clima per il settore dell'automotive. La rivoluzione verde dell'Europa prende forma e passa dai trasporti. Lo stop alle vendite di auto a benzina dal 2035 è una delle novità più importanti discusse del maxi pacchetto Fit for 55 sul clima presentato dalla Commissione europea che, dopo una serie di negoziati con le ONG ambientaliste da una parte e il martello delle lobby dell'industria dall'altra, rilancia il suo ruolo di apripista globale nella lotta ai cambiamenti climatici e si proietta verso le emissioni zero al 2050. L'economia dei combustibili fossili ha raggiunto i suoi limiti, è necessario un nuovo modello, ha spiegato in sala stampa la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ricordando che, per rispondere agli stravolgimenti climatici in corso, l'Unione Europea vuole arrivare al 2030 con il 55% di emissioni in meno rispetto al 1990 e vuole farlo con un'architettura completa che comprende anche la proposta di ridurre le emissioni di CO2 delle nuove auto a zero dal 2035, mettendo di fatto fine alle vendite di veicoli a benzina e diesel a favore dei motori elettrici, senza però convincere l'industria automobilistica europea, che ha subito replicato a muso duro, definendo lo stop ai motori a benzina diesel al 2035 irrazionale. La pandemia non è affatto finita, ad affermarlo gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ritengono fortemente probabile lo sviluppo di nuove varianti del virus più pericolose. L'Organizzazione Mondiale della Sanità mette in guardia e avverte che la pandemia non è assolutamente alle spalle. C'è infatti il rischio che si presentino nuove varianti ancora più pericolose. Un'allerta che accresce le preoccupazioni mentre risalgono i contagi in tutta Europa. E in Italia la Fondazione Gimbe evidenzia come ancora oltre 2 milioni di over 60 non siano vaccinati e dunque risultino a rischio. Al contempo, l'EMA conferma l'efficacia dei vaccini disponibili anche contro le varianti e presto un secondo immunizzante potrebbe essere disponibile per i ragazzi over 12. Il nuovo allarme arriva dal consueto briefing da Ginevra sulla situazione pandemica. Il comitato d'emergenza dell'OMS ha avvertito che nuove varianti potrebbero diffondersi in tutto il mondo, rendendo ancora più difficile fermare l'epidemia. Attualmente, rassicura però l'EMA, un ciclo completo dei 4 vaccini anti-Covid disponibili fornisce comunque un'alta protezione contro tutte le varianti in circolazione, inclusa la Delta, soprattutto contro la malattia grave e l'ospedalizzazione. A fronte di vaccini efficaci, è dunque estremamente importante immunizzare il maggior numero possibile di persone in Europa. Quanto ad una eventuale terza dose, è ora troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria, ha chiarito Marco Cavaleri, responsabile EMA della strategia sui vaccini.
In Italia la variante Delta sta facendo crescere rapidamente la curva dei contagi, in aumento soprattutto tra i giovani spesso asintomatici. Nel nostro paese l'RT è balzato a 0,91 dallo 0,66 della scorsa settimana e sono 6 le regioni con un indice di trasmissibilità superiore a 1. In crescita anche l'incidenza con 19 casi ogni 100.000 abitanti, mentre come confermato dall'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute è in riduzione il numero dei ricoveri. A breve la variante Delta, molto più contagiosa delle altre e per questo sorvegliata speciale, sorpasserà la mutazione Alfa e diventerà prevalente in Europa e anche in Italia. La previsione del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie fa scattare l'allerta e il ministro della Salute Roberto Speranza assicura che verranno potenziati il tracciamento e sequenziamento dei casi proprio per poter controllare la diffusione delle varianti, mentre l'Agenzia Europea dei Medicinali avverte che in questa situazione diventa vitale effettuare il ciclo completo di immunizzazione con 2 dosi. Non vi è alcun dubbio che la Delta, ha spiegato Speranza, sta producendo in tutta Europa, ma non solo, un significativo aumento dei casi che richiede la massima attenzione. Che la variante Delta sia sempre più presente lo confermano anche le analisi del centro Change Biotecnologie Avanzate, secondo cui la Delta ha già superato l'Alfa nella diffusione in Italia. Contro questa variante, ribadisce Speranza, l'arma più potente resta dunque la vaccinazione. Sulla stessa linea, l'EMA e l'ECDC, che avvertono come completare la vaccinazione sia vitale per avere la massima protezione. È attualmente troppo presto per confermare se e quando sarà necessario una terza dose di richiamo, ha aggiunto il responsabile della strategia sui vaccini dell'EMA Marco Cavaleri, perché non ci sono ancora sufficienti dati dalle campagne di vaccinazioni e dagli studi in corso per capire quanto durerà la protezione del vaccino. Sarà convocata all'inizio della prossima settimana la cabina di regia chiamata a prendere decisioni in merito ad un uso allargato del Green Pass nel nostro paese, al fine di evitare nuove restrizioni e chiusure, ma anche di spingere la campagna vaccinale che nell'ultima settimana ha registrato un forte calo nelle somministrazioni delle prime dosi. Estendere l'obbligo del Green Pass per l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza, come aerei o treni, è una delle ipotesi che, secondo fonti di governo, sarà valutata in occasione della cabina di regia prevista lunedì o martedì prossimi. La misura ricorda il certificato verde alla francese con obbligo di vaccinazione per i viaggi a grande distanza, ma per il resto il Green Pass Italia dovrebbe essere meno restrittivo di quello di Macron. Tra i provvedimenti ai quali pensa il governo c'è anche quello di riservare l'utilizzo del Green Pass solo dopo aver fatto la seconda dose, in linea con l'Unione Europea. La prima a parlare esplicitamente di via italiana all'uso allargato del Green Pass è stata Maria Stella Gelmini, che oggi a Bruxelles dice che è normale avere sensibilità differenti, ma sono fiduciosa che anche su questo tema si troverà una soluzione unitaria. Il certificato verde potenziato divide la maggioranza con PD e dentro certi limiti Italia Viva favorevoli e i 5 Stelle contrari all'applicazione in bar e ristoranti. La Lega è contraria e Matteo Salvini dice: ne parleremo se e quando ce ne sarà la necessità. Sarà un tavolo tecnico all'inizio della prossima settimana, valutati i dati del contagio, a dare l'orientamento alla successiva cabina di regia con il Premier Mario Draghi. Tra i provvedimenti al vaglio del governo e sul quale ci sarebbe già un'intesa, anche la modifica dei parametri che regolano l'assegnazione delle regioni nelle diverse fasce di rischio. A pesare maggiormente rispetto al numero di positivi sarà presumibilmente l'indice RT ospedaliero. Queste misure dovrebbero confluire nel decreto emergenza da varare entro fine luglio, nel quale dovrebbe essere inclusa anche la proroga dello stato di emergenza che al momento termina il 31 luglio. Ma cambiamo argomento. Oggi Banca Italia ha ritoccato nuovamente al rialzo le stime del PIL italiano per il 2021. La crescita del prodotto interno sarà del 5,1% contro il 4,9% previsto a giugno. Il rialzo sarà invece del 4,4% nel 2022 e del 2,3% nel 2023. Secondo la Banca d'Italia, inoltre, l'impatto della rimozione dei provvedimenti di blocco dei licenziamenti sull'occupazione complessiva sarà in larga misura compensato dalle nuove assunzioni e il numero degli occupati supererà i livelli pre-crisi entro i primi 6 mesi del 2023. Sempre sotto il profilo del lavoro, uno dei temi comunque di maggiore attualità rimane quello dell'empowerment femminile. Alessandro Milone ne ha parlato con la presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita. Presidente, empowerment femminile, volevo chiederle in particolare nel trasporto e nella logistica, cos'è che si può fare per invogliare sempre più giovani ragazze a intraprendere una carriera in questo settore?
Beh, intanto i numeri dal punto di vista della logistica e anche del trasporto sono davvero molto preoccupanti per quanto riguarda la presenza femminile, è uno degli ambiti, anche quello portuale, più in difficoltà dal punto di vista del coinvolgimento, della capacità, delle energie, delle competenze delle donne. Ed è necessario intanto favorire la crescita, perché è chiaro che più occasioni di lavoro danno anche più opportunità generalizzate, poi lavorare moltissimo sul tema della formazione, sul tema, diciamo, della conoscenza, della digitalizzazione, perché può sicuramente cambiare completamente le prospettive di un settore e avvalersi anche di un contributo che credo sarà prezioso nel futuro anche per questo mondo. Ecco, Alice in queste settimane, ma anche nei mesi scorsi, sta puntando nel dialogo con le istituzioni, con il pubblico, cercando di far passare il messaggio che Mare Bonus e Ferro Bonus possono essere strumenti utili per la ripartenza del paese, diventando però, diciamo, strutturali. Pensa anche lei che questi possono essere due strumenti, ovviamente, da implementare per far ripartire il paese? Penso che sia indispensabile. E che sia davvero un po' assurdo che non siano ancora resi strutturali e che ogni anno bisogna combattere all'interno delle leggi di bilancio o delle altre occasioni nelle quali comunque ci sono i finanziamenti per farli andare avanti senza favorire trasporti che siano in grado di essere all'altezza anche dal punto di vista ambientale, senza, diciamo, la possibilità di incrementare le nostre ferrovie, quindi, diciamo, i collegamenti con i porti, con, diciamo, le aree diverse del paese, sarà complicatissimo fare dei passi in avanti. Ora l'Europa ci ha dato tante risorse, spendiamole per favorire il tema delle infrastrutture, il tema della crescita, il tema della portualità. Un'ultima battuta per chiudere: Alice sta lavorando in maniera molto importante per far riconoscere il ruolo strategico del settore del trasporto e della logistica nel paese, anche per come ha lavorato durante questi mesi così difficili della pandemia. Lei crede che questo lavoro di consapevolezza, diciamo, diffuso nel paese sia arrivato, come dire, all'obiettivo? Guardi, io parto dal dato della commissione che presiedo, che non manca mai di ascoltare le proposte e i suggerimenti di Alice, così come di tutte le altre realtà che operano appunto nella logistica e nel settore, diciamo, trasportistico, perché voi siete un interlocutore, direi, eccellente dal punto di vista anche dell'innovazione del sistema. Per cui, come dire, dobbiamo intersecare di più anche l'ascolto e favorire il fatto che dall'ascolto reciproco nascano proposte parlamentari, legislative, governative, che possano essere nella direzione dell'aiuto sul tema della crescita, dell'occupazione, delle infrastrutture, della logistica e della portualità, aggiungo sempre. A proposito di Alice, domani il presidente di Alice, Guido Grimaldi, parteciperà all'evento La Ripartenza, organizzato al Teatro Petruzzelli di Bari dal giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro. Due giornate durante le quali imprenditori, manager e politici si confronteranno sui temi legati al rilancio del paese, come la ripartenza del Made in Italy, la sostenibilità reale e la riforma delle istituzioni. Tra i presenti anche la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, l'amministratore delegato di TIM Luigi Gubitosi e l'amministratore delegato del Molino Casillo Francesco Casillo, socio Alice. Apriamo la pagina dedicata alle imprese con un'intervista della rubrica di Alice Channel dedicata agli imprenditori del cluster e che ha l'obiettivo di monitorare con attenzione in questi mesi estivi il mondo del trasporto e della logistica. Oggi ascoltiamo le considerazioni di un altro protagonista dell'intermodalità sostenibile, Mario Di Martino, amministratore delegato di Fratelli Di Martino Trasporti. Secondo lei quale sarà lo scenario economico del prossimo autunno? Lei è più o meno ottimista? Io devo essere ottimista, ci sono alcuni segnali positivi, ce ne sono altri che mi preoccupano. Subito dopo il lockdown c'è stata una ripresa importante dell'economia, però stiamo vivendo un momento di incremento dei prezzi delle materie prime e una difficile reperibilità delle stesse pur con un incremento di costo. Quindi è un qualcosa che non riusciamo a spiegar bene, ma diciamo la nostra percezione è che ci sia un momento speculativo
o non lo possiamo attribuire se non a delle scelte di collocazione della produzione su continenti diversi, come il continente asiatico, che magari ha ripreso la domanda. Quindi questa è una preoccupazione. Dal punto di vista delle risorse che ci sono in campo, dei programmi annunciati, non possiamo non esserlo ottimisti. Ritiene che gli investimenti necessari alla transizione verso la mobilità sostenibile debbano essere supportati da misure incentivanti, e in questo senso, secondo lei, quanto fatto finora dal governo è soddisfacente? La transizione energetica, secondo me, va accompagnata con un modello di sviluppo un po' più chiaro rispetto a quello che attualmente abbiamo. Secondo me è importante capire quali sono le direzioni, fissare prima gli obiettivi, gli standard attraverso cui muoversi, perché noi siamo operatori, non abbiamo né il tempo né le competenze per capire cosa può succedere nella transizione energetica, per cui abbiamo bisogno di una guida e trovare la direzione verso la quale andare, perché diversamente dobbiamo anche noi fare gli sperimentatori, i pionieri di alcune tecnologie. Noi come azienda lo stiamo facendo, abbiamo provato da parecchio tempo l'elettrico, soprattutto per la distribuzione nei centri città, che dà delle performance interessanti. Stiamo provando i veicoli al gas, proveremo quelli a idrogeno, però ci sarà un momento in cui dobbiamo fare delle scelte. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ad un pacchetto di misure a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi. La norma prevede per le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale la concessione di 13 settimane di cassa integrazione fruibili fino al 31 dicembre 2021. Il provvedimento, che stabilisce inoltre l'esonero delle quote del TFR per le imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, è destinato in particolare a supportare l'ex Ilva e l'ex Embraco. Sempre a sostegno delle grandi imprese in difficoltà a causa del Covid, nei giorni scorsi i ministri Giorgetti e Franco hanno firmato un decreto attuativo che consente al Mise di intervenire attraverso un fondo di 400 milioni di euro gestito da Invitalia, con la concessione di finanziamenti agevolati che saranno rimborsabili in 5 anni al fine di garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro. Diminuiscono le speranze di vedere presto libero Patrick Zaki. Si allunga la detenzione per lo studente egiziano in carcere da 17 mesi, che è stato interrogato per la prima volta durante l'udienza dello scorso martedì al Cairo. La giustizia egiziana non allenta la morsa che costringe Patrick Zaki a dormire per terra in una torrida cella per aver scritto 10 post su Facebook, e gli ha rinnovato di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere. E per la prima volta da 17 mesi è tornata a interrogarlo, creando inquietanti dubbi e deboli speranze. Per lo studente egiziano dell'università Alma Mater di Bologna, accusato di propaganda sovversiva su internet, la prospettiva attuale è dunque quella di passare metà luglio e praticamente tutto agosto ancora in una cella con altri detenuti del braccio per gli indagati della prigione di Tora, nell'infuocata periferia sud del Cairo, dove la norma di questi giorni è 37-40 gradi all'ombra. Una condizione che ha spinto Amnesty International a chiedere ai politici e giornalisti di non lasciarlo solo e alla Farnesina di convocare l'ambasciatore d'Egitto in Italia per esprimere il proprio scontento, come ha auspicato il portavoce per l'Italia dell'Organizzazione per la Difesa dei Diritti Umani, Riccardo Nuri. L'ennesimo rinnovo della carcerazione è stato deciso dopo un'udienza svoltasi lunedì, con annuncio dell'esito previsto per martedì, quando però si è tenuta una sessione investigativa, quindi un interrogatorio, come rivelato dagli attivisti del gruppo Patrick Libero. Rimaniamo all'estero. Come abbiamo anticipato ieri, a Cuba, per tentare di placare le manifestazioni di protesta contro il regime castrista, il governo ha temporaneamente revocato i dazi sull'importazione di cibo, medicinali e altri beni essenziali. Via i dazi sulle importazioni di cibo e di medicinali e busta paga più pesante per i dipendenti statali. A Cuba, dopo le proteste senza precedenti dei giorni scorsi, arrivano le prime concessioni del governo per tentare di disinnescare l'ondata di malcontento che rischia di mettere in serio pericolo il regime castrista presieduto da Miguel Díaz-Canel. Dopo l'intervento nei giorni scorsi dell'ex leader Raúl Castro, oggi novantenne, l'esecutivo ha infine dato la via libera all'ingresso nel paese, temporaneo ma senza limiti, di generi alimentari, farmaci e di
tutti quei beni di prima necessità che da settimane scarseggiano sul mercato nazionale. I viaggiatori che entrano a Cuba potranno ora portare beni di prima necessità senza pagare alcuna imposta, ma una boccata d'ossigeno per moltissime famiglie cubane arriverà soprattutto dall'aumento salariale deciso per gli statali, come annunciato dal ministro dell'economia Alejandro Gil, che ha spiegato che si andrà verso una profonda revisione del meccanismo di scala mobile al fine di migliorare il reddito di gran parte dei lavoratori. Non proprio una rivoluzione, ma comunque un notevole passo in avanti dopo decenni di immobilismo. Il regime pensa anche ad una riforma delle piccole e medie imprese per modificarne la propria natura legale e rivedere il loro rapporto con la proprietà pubblica. L'ammiraglio Nicola Carlone sarà il nuovo comandante generale delle Capitanerie di Porto. La nomina è stata assegnata ieri dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Difesa. Carlone succede a Giovanni Pettorino, divenuto da poco presidente della DSP del Mare Adriatico Centrale. Mancano 11 giorni all'ultima tappa del roadshow ALIS 2021 che si terrà a Manduria in Puglia e dove verranno approfondite tematiche del mondo portuale e retroportuale con particolare riferimento ai progetti inseriti nel Recovery Plan italiano. Ascoltiamo oggi il presidente della DSP dello Stretto, Mario Mega. Lo Stretto deve crescere, deve migliorare le condizioni dei passeggeri, soprattutto delle merci. Noi dobbiamo lavorare per il momento, sino a che non verrà definito l'assetto dell'eventuale collegamento stabile, per migliorare i collegamenti dinamici, quindi con navi che consentano i tempi di attraversamento più rapidi, e noi a livello di infrastrutture migliorare l'accoglienza dei passeggeri e soprattutto cercare di ridurre i tempi di attesa di preimbarco e di uscita dai porti dopo lo sbarco. È stata inaugurata oggi, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini, la nuova stazione ferroviaria di Bari Centrale. Strutturata su 3 livelli per una superficie complessiva di oltre 3.000 metri quadri, l'opera ha comportato un investimento complessivo di 11,4 milioni di euro, più ulteriori 6,9 milioni che entro il 2024 consentiranno la realizzazione del nuovo terminal bus. Veniamo ora al trasporto aereo. Dopo l'accordo raggiunto ieri tra governo e Commissione europea, è previsto per metà ottobre il decollo di ITA, che andrà a sostituire la vecchia compagnia di bandiera. La nuova ITA spiccherà il volo il prossimo 15 ottobre con una flotta dimezzata di 52 aerei e con soli 2.800 dipendenti rispetto agli attuali 11.000, ma subito dopo punterà a crescere e a riguadagnare posizioni, tanto che già il prossimo anno conta di assorbire 5.750 dipendenti della vecchia compagnia. Dopo una lunga trattativa sul dossier all'Italia è arrivato l'accordo con l'Unione Europea per l'avvio della nuova compagnia e in contemporanea il nuovo consiglio di amministrazione ha approvato il piano industriale. Protestano invece i sindacati, che definiscono inaccettabile l'impostazione della nuova compagnia. ITA partirà leggera, ma sia la flotta che il personale cresceranno. Potrà contare su 78 aerei nel 2022 e 105 a fine 2025. Anche il personale è destinato ad aumentare e salirà a fine piano a più di 5.000 persone. Il piano nella parte economica prevede un fatturato che nel 2025 raggiungerà 3.329 milioni di euro e un pareggio operativo da realizzarsi entro il terzo trimestre del 2023. La compagnia servirà da subito 45 destinazioni con 61 rotte, che saliranno a 74 destinazioni e 89 rotte nel 2025. Il tutto sotto l'occhio vigile dell'Unione Europea, che monitorerà l'attuazione dell'intesa che prevede una decisa discontinuità tra ITA e Alitalia. A giugno il numero di matricolazioni delle auto nell'Unione Europea ha registrato un aumento del 13,3% rispetto allo stesso mese del 2020. A giugno bene anche il gruppo Stellantis, che rispetto allo stesso periodo del 2020 ha registrato una crescita delle immatricolazioni dell'11,5% e un incremento delle vendite del 32,1%. ANAS dal 23 luglio al 5 settembre rimuoverà più di 400 cantieri sulla rete autostradale di sua competenza per migliorare la viabilità in vista dell'esodo estivo. Sempre sul fronte della mobilità su gomma, in Germania sono in arrivo nuove disposizioni per contrastare la diffusione della pandemia. Fino al 28 luglio gli autotrasportatori provenienti da zone a rischio normale, ad alta incidenza o a rischio varianti dovranno essere muniti di Green Pass o di un test RT-PCR negativo. Con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione. Appuntamento a lunedì prossimo.